Io sono Max dei Berrofronzo, benvenuti nella seconda puntata della serie su Earthbound dedicata all'avventura alla Lega degli Esploratori. L'ultima volta Leno è vicino alla verga, ma ha avuto la bella idea di sfregare la lampada che ha trovato. abbiamo ucciso il genio Zinar, mentre oggi affronteremo Abbiamo raggiunto il cuore del tempio. Tu occupati della guardia, io penso al resto. lo sciacallo del sole Ferix, che penso come nome sia una diretta citazione a Fenix, la Fenice, che dalle fiamme, anzi, con le fiamme delle ceneri risorge. Ferix ha il primo pezzo del bastone, recuperalo. Potere eroe passivo, chi controlla la verga del sole è immune. Non ho assolutamente idea di come affrontare questa cosa qua, ma dato che potrebbe essere uno scontro esaustivo, anziché il paladino, questa volta utilizzeremo il Dragon Priest. Ovviamente, come ho fatto l'altra volta con il Secret Paladin, alla fine di questa partita vi mostrerò la lista di questo prete. Contiene anche una leggendaria, oltre alle varie, insomma, che si utilizzano sempre, e che è specifica per questo mazzo, ovvero Chilmo, che è praticamente un dragone, mi pare 6-6 a costo 7, che se tu hai un drago in mano, quando muore. Luce porterà alla vittoria. Fa 3 danni a tutti quanti i servitori. Boh, mano non proprio di merdissima, ma ne ho viste di migliori. 0-5. Se magari vedessi che cade, concedi la verga del sole all'avversario come rantolo di morte. Sono invincibile. Prendi la verga. Cazzo, che figata! Oddio. Wow! E che? Ah, dovevo anche far fine turno. Scusate, scusate, mi ero troppo rincoglionito. Oddio. Che figata. Sì, io penso che farò questa roba qua solamente per mettere in campo altra merda e picchierò la verga, logicamente. Perché non mi prende il fine turno? C'è qualcosa che non va. La situazione si fa calda. Che forte che sei. Ho un drago in mano, neanche per il cazzo. Però potrei usare questo. Ah, È tra ora di l'altro. metterla sul fisico. E picchiare direttamente questo qua. Ah, è mia. E adesso lo picchiamo. Lui ovviamente mi uccide questo. Rantolo di morte. Wow. Io farò, direi, così, perché non ho qualche cosa che mi riempie completamente il turno. Questo qua lo posso uccidere, questo qua anche, perché tanto, come cazzo si dice? Sto laggando, probabilmente perché sto uploadando un Di video. metterla sul fisico. Io sono immune e quindi in teoria non mi fa danni, infatti. Vediamo cosa gioca lui. Gioca qualcosa a 5. Che è la mieti morte d'arcanite e probabilmente si fotterà la verga se è intelligente. E invece no, mi picchia questa qua. Ma va anche bene così, se è proprio vero, posso dire. A noi capita il colpo di culo, nel senso che lui non è un drago, d'accordo? Ah no, appunto, non è un drago e quindi non serve assolutamente un cazzo. Questo è un peccato. Va bene, allora non so, penso che utilizzerò questo. Alleati sono pronti. Lui che cos'ha? Questo qua 5-2 direi che lo proviamo a curare e dopodiché glielo spariamo in faccia. Gli altri hanno tutti quanti effetti attivati se hai draghi in mano e in questo momento abbiamo la sfiga di non averne neanche uno. Attenzione. Rantolo di morte, infligge 5 danni. Se io lo fa... Attenzione al trick. Ho finalmente un drago. Io lo uccido con questa cosa. Si fa 5 danni al suo eroe e la verga acquisisce 8 di salute perché io ho ucciso un tizio. Non penso di poterlo uccidere sul colpo, ma posso sfruttare al meglio possibile i mana che ho. Che però boh, è abbastanza influente, che direi che posso fare questo e questo, giusto per evitare che prenda la verga. Sì, certo. Cacca, sotten. Allora, io potrei picchiarlo. Oppure non farlo, dunque, se io ho questo. Sì, è perfettamente identico. Comunque devo tradare un po' tutto. Quindi tanto vale che io lo picchi con l'effetto attivato di questa cosa qua. E
distrugga il provocatore con queste creature. Tra l'altro sopravvive, attenzione, la 3-1, che è una cosa che non avevo calcolato. E con questo setup io minaccio l'Ital il prossimo turno con questo e questo. Lui rende provocazione, anzi lui rende provocato nessuno. E io posso andare semplicemente a vincere facendo così e anche così perché BM, perché come cazzo sto? Orsis vendicami. Va bene, spero per lui che lo possa fare. Vittoria! Pietra di evocazione, quando lanci una magia evoca un servitore casuale allo stesso costo. Harrison potesse Bellissimo. vedermi. Se solo era. È normale che il suolo tremi così tanto. Non credo, amico. Yeah! Servitore anatolo di morte più 3 è un servitore casuale. Figo questo qua! Peccato che costi abbastanza. Se fosse costato 4 sarebbe la carta più OP di tutta quanta la cosa. Attenzione, ultimo che vediamo adesso. Abbiamo il primo pezzo. Ora andiamocene da qui prima di finire schiacciati. Fuga dal tempio. Il tempio sta crollando, corri. Affronta nuovi ostacoli. Ma che cazzo significa? Vabbè. Comunque, sì, questa puntata finisce qui perché abbiamo fatto il secondo boss. Vi aspetto domani per la terza e ultima parte di quest'ala del tempio di Orsis. Vi invito a mettere un mi piace e lasciare un commento qui sotto. Non vi preoccupate, ieri mi avete straccacato il cazzo, d'accordo? Che, oh, oddio, hai messo Erzo, vogliamo StarCraft. E sotto al video di StarCraft avete scritto vogliamo Minecraft. Ora, so che non vi va bene un cazzo perché siete incontentabili, però, dato che io sono diventato più bravo come youtuber, posso fare addirittura due video al giorno, quindi posso mettervi questo e posso mettervi anche StarCraft, che ieri non ho potuto mettere con la consueta programmazione perché registrare in 1080p a volte frigge la mia scheda e fa sì che io non possa renderizzare in tempi brevi e a volte tipo fa errore all'89%. Prima di chiudere però, come vi avevo detto l'altra volta, vi faccio vedere il mazzo prete con i dragoni, che è il Dragon Priest, eccolo qua, l'ho copiato da Colento o non so chi. Ha il potere ha le solite magie da 1 che sono forti. Il draghetto oscuro che è fortissimo, se è un drago in mano ha il 2-1. Parola del potere ne ha solamente una perché non esistono tantissime robe con 3 o inferiore. Se ci sono le uccidiamo in altri modi. C'è la gente dei draghi che è veramente molto 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 forte e insieme a un altro drop a 4 è una delle chiavi di questo mazzo, tra virgolette. C'è il mastro riduttore per fare la combo con la cabalista dell'ombra che prende il controllo di un servitore nemico con attacco pari o 2 inferiore. C'è gente che... cioè noi utilizziamo questa combo di questo più questo anche per fotterci l'isera nemica perché è una 4-12, se le riduciamo l'attacco diventa una 2-12 che possiamo incularci con cabalista dell'ombra all'ottavo turno invece che al decimo con la magia giusta. Parola d'ombra morte per le minacce più grosse, il prescelto di Velen perché semplicemente è tipo il buff più forte, penso che esista nell'intero gioco perché più 2 più 4 è più un danni magici a un servitore, è tremendo. C'è il cultista oscuro perché è un fantastico drop a 3, ha un ottimo corpo e c'ha pure Detrattol. C'è la tecnica ala nera che è un po' un filler, diciamo così, infatti ne abbiamo una sola copia. C'è questo qua che è la guardia del crepuscolo che diventa, se abbiamo un drago in mano, un 3-6 provocazione a questo 4 che è fortissimo. Due Olinova, due corruttori ala nera, Blackwing Corruptor. Due drago di zaffiro perché sono dei draghi, ci fanno pescare, hanno i danni magici, sono fichissimi. Loteb contro i control. Una bomba fotonica perché a volte giochiamo anche contro alcuni mazzi, tipo non so, Landlock e cose così che hanno delle bestie enormi e con queste qua non risolviamo il problema. Cabalista dell'ombra già spiegata prima. Isera semplicemente perché quando tu la metti in gioco l'avversario concede è a 9 mana, ma è un 4-12 quindi inamovibile che ti mette una carta sgravatissima al turno in mano. A meno che non la sia silenzio, non la si tolga via in campo, ma è una 4-12 quindi è un casino toglierla via dal campo con quasi qualunque removal a meno che tu non sia un cacciatore. Uno stregone con 6 mana oppure uno sciamano barra un mago è un casino da togliere e Fauci Gelide che ha 7 un 6-6 rantolo di morte se hai un drago fa 3 danni a tutti i servitori ottimo sparecchino che ne faceva oltre al fatto che ha provocazione ne faceva un ostacolo enorme per chi giocava Patron Warrior ma tanto adesso hanno nerfato la tizia quindi è giocato molto meno. Come vi dicevo l'altra volta, no, non dobbiamo andare in gioco, anche se bla. E niente, io vi do appuntamento appunto a domani. E considerato che non è altro rimasto da dire da Max di Berro Fronzo. Adios a todos!